È stato un lavoro alla ricerca della verità sui casi di maltrattamenti e abusi su minori avvenuti nella comunità del Forteto. Si conclude così all'unanimità la relazione che individua e analizza le responsabilità politiche e istituzionali che da anni si sono succedute creando un vero e proprio muro di gomma dove sono rimbalzati scandali e denunce, ma oggi è il giorno dove esponenti di diversi partiti politici si sono uniti per far luce su quanto accaduto a Vicchio di Mugello. Essendo quella una comunità che il Tribunale di Primo Grado ha definito praticamente una setta con pensiero unico, è difficile pensare che nel momento in cui si faceva economia, si faceva cooperativa, si fosse veramente nei pieni poteri dei singoli soci cooperatori. E quindi questo dà già la risposta da sé, nonostante alcuni tentativi di smarcamento che ora ci sono rispetto alla vecchia situazione, di fatto oggi per la Commissione l'attuale dirigenza risponde sempre ai fedelissimi della setta e quindi noi chiediamo il commissariamento. Mi piacerebbe vedere in galera chi ha abusato dei bambini e poi in base anche alla relazione che noi abbiamo fatto e ai lavori portati avanti mi piacerebbe che gli organi a cui abbiamo inviato la nostra relazione, quindi CSM, Procura, approfondissero anche altri aspetti e si aprissero anche altri filoni e altre riflessioni negli organi giudiziari. C'è fondamentalmente da azzerare l'associazione, chiudere la fondazione, commissariare la cooperativa, provare a salvare alcuni lavoratori, è un buon prodotto che viene fatto, ma liberarlo da quel marchio, da quella storia e da quell'infamia.